Ma sicuramente sono contento, prima in primis di essere tornato in campo, mi mancava, erano 3 mesi che non riuscivo a giocare per infortuni. Mi manca il ritmo partita sicuramente, però non mi aspettavo di fare 75 minuti, sono contento. Un buon avvio anche da parte tua, hai avuto qualche spunto importante, poi con il trascorrere dei minuti hai forse sentito in maniera preponderante proprio il fatto di essere tornato in campo così dopo tante settimane. Ma sicuramente non giocare da tanto incide, quindi mi manca un po' lo spunto, mi manca il ritmo partita, la continuità delle giocate per 90 minuti, però come ho detto prima sono contento di essere rientrato in campo e posso solo migliorare la condizione. Ti chiedo una cosa rispetto alle tue caratteristiche: sei andato spesso incontro a prendere il pallone e poi ti sei accentrato, l'hai fatto anche molto bene. Zeman ti chiede quello o vuole più profondità anche da parte vostra negli esterni che attaccate di più la porta? Ma Zeman, da poco lavoro con lui, devo capire bene il mister e tutti i suoi movimenti. Sicuramente mi chiede di venire dentro al campo per poi giocare la palla dalla parte opposta, però devo migliorare tanto senza palla per i movimenti che mi chiede lui. Ne parlavamo anche con il tuo compagno di reparto e di squadra Cristiano Bonino, questa squadra che da troppe settimane ormai continua ad incontrare difficoltà in zona gol. Tu oggi cosa hai visto dal campo? Perché secondo te questa squadra fa così fatica a segnare? Ma sicuramente dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio, essere meno frenetici e avere più tranquillità perché secondo me la qualità per far male a qualsiasi squadra c'è tutto. Oggi abbiamo avuto qualche occasione, il palo di Brugman, qualche altro spunto in aria, dobbiamo cercare di entrare più in aria con palla a terra e magari con i cross dal fondo. Ti chiedo dall'alto della tua esperienza, perché sei giovane, ma lo scorso anno il campionato l'hai vinto con la maglia del Benevento. Questa squadra ha le qualità per poter primeggiare, magari anche tramite playoff, chiaramente verso aprile-maggio, o manca qualcosa? No, credo che la Serie B è un campionato difficilissimo, non c'è una squadra ammazza campionato, quindi credo che le qualità in questa squadra ci sono tutte, sia umane che tecniche, per raggiungere i playoff. Noi l'anno scorso ci siamo riusciti a raggiungere i playoff e poi è andata benissimo, quindi credo che con il mister in primavera verremo fuori alla grande. Ora c'è poco tempo per recriminare, per pensare a questa partita. Martedì si torna già in campo con il Carpi, è l'occasione per tornare alla vittoria. Sì, sicuramente ci teniamo a vincere per noi, per la gente, soprattutto per la classifica, per i playoff. Abbiamo due partite in casa e dobbiamo prendere martedì per forza i 3 punti.